Dio che tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con l'opening di un prodotto incredibile, una roba che o vedete dagli americani o vedete dagli americani. Diciamo che in Italia non c'è nessun pazzo che spenderebbe 90 euro per un prodotto del genere, soprattutto perché all'interno ci sono carte che nel pratico non possiamo utilizzare per giocare. Poi ovviamente arrivo io e dico "Cazzo, perché non sbustiamo una rarity collection quarter century edition?". Questo prodotto costa l'ira di Dio, però dopo ci pensate e dite Cavolo, con questo la Konami vuole festeggiare i suoi 25 anni. E che fai? Te ne privi? Detto questo, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Card Game Corner, il mio sponsor, il negozio più incredibile del pianeta perché. Vi vende sia il sigillato che le singole. E con il codice sconto 2023 Cappello potete ottenere anche il 10% di sconto. Ovviamente sulle robe non ancora scontate. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball One Piece, Forza Will e Digimon, trovate il link del mio Instagram sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, io procederei all'unboxing. Ragazzi, non fate come me, questo gioco crea dipendenza, l'udopatia. E no, vabbè, ragazzi, cazzo, sono le figurine di Yu-Gi-Oh! Cioè, ehm, buttateci tutti i soldi che vi pare, è incredibile. Detto questo, in questo set cosa possiamo trovare? All'interno di questo prodotto possiamo trovare tantissime carte interessanti, come Prosperity, Droplet, TTT, carta alternative art, come ad esempio Unicorn o Eldritch. Ma ovviamente le carte che noi puntiamo sono quelle con il logo del 25. Come ad esempio Nibiru o Ash. Detto questo io procederei con l'unboxing per vedere nel pratico anche quanti pack contiene, perché nel senso 90 euro sta scatolina qua che non è neanche sigillata, come minimo è uno scam e dentro ci trovo un mattone, ma dettagli. Cioè, nel pratico per andarmi bene ci dovrebbe essere come minimo una placca d'oro dentro. Allora Abbiamo ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pacchetti. Beh, dai, pensavo di più. Ho speso indicativamente 6-7 euro a pacchetto. Famo 7 perché ce devo pagare pure la spedizione. Andiamo con il primo e vediamo come va. Perché vorrei gustarmeli un pochino, considerando quanto costano. E ragazzi, vi prometto che se questo video raggiunge i 100 mi piace, vi apro la Rarity Collection dei 20 anni. Che mi costa 150 euro. <ride> vabbè, vabbè, si fa. Allora, abbiamo questa carta Mago Nero. Che se non sbaglio, da noi è stata reprintata nei Teen. Non so se quelli di quest'anno o quelli dell'anno scorso. Poi abbiamo Jirzu. Molto bellino, super. La prima carta ultra, cazzo, credo. Sì, ultra. Abbiamo niente, po' di meno, che Droplet. Peccato che non la possiamo giocare. Poi come ultima, uh bello, bellissimo, non mi ricordo come si chiama, l'hanno printato da noi in BLCR e lo gioco in Machine. Ecco, si chiama Savage, Borello Savage. Mamma mia quanto è bello, ragazzi, sta rarità Secret fatta così, cioè in delle carte è, è tremenda. L'ho vista sulla fusione che abbiamo sbustato su Photon Hypernova ed era terribile. Qua diciamo che è molto molto meglio Dai dai, tanta roba Molto bellina, dai La prima Secret ce la siamo portata a casa Anche se comunque credo che ce ne sia una a pack Allora, vediamo se riusciamo a tirar fuori la carta del venticinquesimo Quella sarebbe veramente top Abbiamo limite di evocazione Anche questa da noi se la facessero super non sarebbe per niente male Poi abbiamo carta Blue Eyes Vabbè, totalmente inutile E, e vabbè, il cavalcatavola di questi ne ho una quintalata, non voglio più vederli. Che bella! Che carta incredibile! No, ragazzi, la voglio anche da noi! No, che bella! Eh, ragazzi, limite di d'evocazione, cioè, secret rende veramente bene. Dai, tanta roba. Vabbè, allora, abbiamo confermato che in ogni pack c'è una secret, e su questo non, non possiamo dirlo. No. Andiamo con il terzo e vediamo cosa riusciamo a tirar fuori. Abbiamo, se non erro, questa è win. La magliatrice del vento. Poi abbiamo Avramax, che da noi è stato printato adesso super. Non lo so, ma questo set mi ricorda un po' il nostro Maze of Memories. Solo che il nostro è, credo, a livello di carte, un terzo di questo. Ma mh, dettagli, eh. Questa dovrebbe essere una delle collector. Mamma mia, poi è anche una carta molto bellina. Dovrebbero essere le nuove ulti, diciamo. Che bella! Che bella veramente. Non è come una ulti. Però, ragazzi, quanto è figa. Con tutto sto pattern, poi con i pallini. Cioè, sembra una versione upgradeata della nostra Collector. Dai, tanta roba. Lui si chiama... Eh, si gioca in Dragon Link, ma non me lo ricordo. Che bella. Tanta roba. E come ultima abbiamo il Bocciolo di Fuoco. Bello, Secret. Tanta roba. Guardate che bello. Da noi, cazzo, l'hanno fatto super. Comunque... Ragazzi, se fosse stata la carta del 25esimo, ci stava qua il Logiro. E lì, se godeva, eh. Non so quanto valgono, però se godeva. Perché il, il Nibiru, più che l'Ash, quello mi avrebbe fatto veramente contento, eh. Ragazzi, ma il like, il commento, l'iscrizione l'avete già lasciato? Che prima di fine anno voglio hittare i 5k, eh. Che dobbiamo superare Toda, eh. Dai, su. Grazie per chiunque supporterà. Abbiamo Reoder. Molto bello, super. Poi, Extravagance. Anche questa super che rende benino. Poi abbiamo Cherubino. Che ragazzi, da noi è salito a un prezzo senza senso, ma va bene. Comunque, ragazzi, non vorrei dire, ma Cherubino è una delle carte più belle e incredibili del gioco. Senza se, senza ma, tantissima roba. Vabbè, Secret ovviamente rende 100 volte meglio. Poi come ultima, vabbè, abbiamo Piccolo Mondo. Che vabbè, nel pratico, anche da noi esiste praticamente uguale. Quindi, vabbè, senza infame e senza lodo. Prossimo pack. Andiamo e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Abbiamo Ecclesia la dogmatica, che anche da noi una repintatina non sarebbe male, ma vabbè, così eh, consigliala con armi. Poi abbiamo Evelyn, che anche da noi è uscita super nello Structure Tricks Bella! Un'altra collector, questo era... Ehm... Il Talker che usciva da Ghost from the Past. Due. Speravo in una del 25esimo, però vabbè. Non so se. Non so a che punto sta. Potrebbe essere anche l'ultima. Bella, bella. L'unica cosa è che. Voi se le toccate. Sembrano tipo le, le Gold nostre. Quelle degli ultimi due anni. Un po' plastificate. E per concludere, eh, una carta Shark. Sì. Boh, potrebbe essere. Vabbè, c'è sta. Mettiamola così. Dai, andiamo con il prossimo. E vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Ok, calmi, ragazzi, cal, calmissimi. Cal, dobbiamo, dobbiamo stare calmi. Allora, abbiamo sto coso delle paludi. Questa non mi ricordo che carta è. Vabbè, carte di merda nel pratico. Non. Una carta Tribri, ma non è la prisma, è una silver. Non so, cioè, allora, ragazzi, dobbiamo capire un attimo. Ci sono le collector rare che le abbiamo sbustate, le secret sbustate, le super, le ultra abbiamo sbustate, le ultimate. Questa credo sia la extra secret rare. Poi abbiamo le quarter century secret rare che non l'abbiamo ancora sbustate e le holographic rare. Quindi, boh, non so come considerarla. Nel senso, è bellina. Se non ricordo male, in un tin avevano fatto un fratellanza di pugno fuoco. Di questa rarità, cioè argento fuori e secret dentro. Qui, ovviamente, la rarità secret è più estesa, però è una roba molto simile. Va bene, andremo a vedere, dai. Spero con gli altri pacchetti di migliorare un po' la situazione. Eh. Ragazzi, voglio quella del 25esimo, cioè, non c'è tanto che tenga. Allora abbiamo la trappola delle arpie. Poi Caduto di Albaz, super, bellino, più bello del nostro Ultra. Poi abbiamo un'altra Collector e a questo giro una carta incredibile, Obelisk Fusa con la Poltiglia Rifletti Metalli. Tanta roba, oh. veramente tanta roba, fighissima, è una di quelle che volevo. Come ultima abbiamo è eh, il... il Re delle Paludi Fusione, bello, bello, molto più bello del nostro Ultra. Ma non lo volevo. Allora andiamo col prossimo e vediamo. Speriamo in bene, dai, ho oh, già vedo una bella barriera dimensionale. Carta che tipo è stata sottovalutata per anni. Poi abbiamo un Red Eyes Flare Metal Dragon X's. Ragazzi, ragazzi, questo è un segno. Questo. Questo è un segno. Prossima Banned, eh? A1. 100, 100, eh? Ricordatevelo, eh? Come prossima abbiamo. Bellissimo. No, aspetta, Nimiru. Ce l'abbiamo anche noi così. Dove cazzo è il mio logo del venticinquesimo? Che merda. Dai. Dai. Que Quello era un segno. Quello era un segno che il cuore delle carte mi vuole bene. Se io ci credo. Qua dentro adesso mi fa uscire una carta incredibile. E non è questo Savage Super. E neanche questa, questa è, è Chaos space, ma non ci faccio niente. E bello, bello girsu così. Dai, Konami, ehm, un po' più di set come questo da noi. È un consiglio, eh. non è un obbligo. Se ve lo vedete come un obbligo e lo volete fare, va benissimo. Abbiamo questo incredibile Dark Ruler. Poi Selene. È un, seg è un segno. L'ho comprato, ho pagato 45 euro e qua lo sbusto. Ma tipo, farmelo sbustare a me in Maze of Memories? No, eh? Bello, molto bellino il dispositivo. Eh, sta rarità qua rende un po'. Quella degli ultimi tin, non mi è piaciuta tanto. Quella degli tin prima o del, quelli del 2020 era veramente top Allora, andiamo col prossimo. Abbiamo una la nera. 20 tipo wind points, una roba del genere, va bene? Poi, vabbè. È questa. Comunque, ogni carta di questo set c'è in tutte le rarità, credo a questo punto. Allora, vediamo. Uh, che, che, che ragazzi, che bello. A parte il valore che non me ne frega assolutamente niente, ma cazzo! È il glitch. Alternative art collector. Lo, lo, guarda, lo voglio sbustare. Secret che, perché secondo me rende un boato. L'ho sempre voluto vedere e da noi l'hanno stampato gold. Con ami merda. E quindi vediamo se qua dietro... No, c'è il giudizio degli spellbook. Ma va bene. Dai, sto trovando tante carte belline. Eh. Non mi posso assolutamente lamentare. Allora, andiamo con il prossimo. E vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Abbiamo, lei non me la ricordo, la carta Shark. Un Nibiru Ultra che va bene. E per concludere, oh, bellissima Cherubino Secret Parallel. Che goduria! No, ragazzi, guarda guardate quanto è bello l'artwork. Senza senso. Chi dice che Pokémon e Magic Stanno sopra a livello di artwork non ci hanno capito un cazzo. Devono smettere di collezionare perché non capiscono un cazzo. Oh, mamma mia, cioè, ragazzi, questa. Questa fa fare tre giri a tutte le carte di Magic, di, di Pokémon. Abbiamo Bell, numero 100. <sussurra> Selene Collector, peccato. E dai, dai, dai. Lancea, però ce l'ho già Secret, quindi vabbè. Peccato, peccato. Ragazzi, ho due pack. Non dico di sbustare Prisma, non dico di sbustare quella col venticinquesimo. Ma cavolo, dammi un del Lord. Parallel perché li go Cioè godrei un bot Allora Cioè se me lo dà con l'arte normale sbrocco eh Allora Abbiamo eh, Seme di fuoco Poi Magia Che cerca i fossili Chaos space E la desire Eh ragazzi non, queste non mi emozionano perché Da noi esistono già in questa rarità Quindi Un po' una un merda Andiamo con l'ultimo. Dai, hai fatto 60.000 km per arrivare da me. Per favore, fammi uscire nell'ultimo pack qualcosa di incredibile. Allora, carta con degli omini. Drago che si gioca in Dragon Link. Cambiare idea e. Ah, è una trappola! La trappola degli shadow. Che poi da noi esiste anche così. Che palle! Che palle. Niente carta del 25esimo. Toccherà recuperarla. Ragazzi, il problema di questi prodotti è che molto spesso non si riesce a sbustare la carta che si vuole. Infatti, io non ho il mio bel Golden Lord con l'arte alternativo Secret. Poi, se c'aveva pure il loghino del 25esimo, sarebbe stato. Incredibile, e per questo motivo ci viene in aiuto Card Trade Zero, un servizio che ci permette di acquistare carte da differenti venditori e pagare una sola spedizione. Ragazzi, vi rendete conto di quanti soldi andate a risparmiare facendo una sola spedizione? Io, io, io disgraziato, per montare Infinitrack ho speso 70 euro di spedizione perché ho comprato da 50 venditori differenti perché nessuno aveva tutto. Se avessi acquistato su Card Trade Zero, avrei fatto una spedizione. Una il servizio come funziona? Praticamente i venditori spediranno le carte a cartrade. Loro prenderanno tutti gli ordini e controlleranno i grading della carta in modo tale che siano corretti. Poi, successivamente, appena tutti gli ordini saranno arrivati, loro con un'unica spedizione vi invieranno tutte le carte. La cosa positiva è che nessuno vi mette fretta, potete far ammucchiare gli ordini di due mesi e poi farvi spedire le carte. Detto questo, ragazzi, spero come sempre il video vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate di questo set. Che non è che scimmiotta Maze of Memories Fa l'upgrade Vi rinnovo l'invito dei 150 mi piace Per aprire il set del ventesimo anniversario Detto questo ragazzi state mesi E noi ci rivediamo domani Sempre qua con un nuovo video Ciao a tutti